Trentesimo appuntamento radiofonico settimanale con la voce al sindaco, la rubrica di approfondimento della testata giornalistica di Radio Dimensione Musica. Il primo cittadino pozzallese Roberto Amatuna discute al microfono del nostro giornalista Piero Giunta sui fatti sociali e politici avvenuti durante la settimana appena trascorsa. Il sindaco Roberto Amatuna, oltre a fare il preciso e puntuale punto informativo settimanale sulla situazione del Covid-19 a Pozzallo, alla voce al sindaco rassicura i cittadini e tanti turisti che hanno scelto Pozzallo sulla qualità e la balneabilità delle acque che accarezzano il litorale pozzallese. Inoltre, il primo cittadino pozzallese parla del protocollo d'intesa che il comune di Pozzallo ha firmato con l'associazione italiana Celiaci. Ascoltiamo Roberto Amatuna. Siamo arrivati a 30 nostre chiacchierate radiofoniche che aprono tutti i martedì su Radio Dimensione Musica la settimana politica pozzallese. Sindaco Amatuna, ci dia i dati Covid a Pozzallo e le sue raccomandazioni. I dati Covid subiscono ormai da più di una settimana a questa parte una progressiva diminuzione e tutto questo ci lascia ben sperare. Si tratta di casi non importanti, come abbiamo detto sempre, e possiamo dire che da un mese a questa parte si sono ridotti quasi di un terzo. Eravamo arrivati a più di 600 casi, oggi ci attestiamo sui 200 casi, e quindi è un numero ancora abbastanza importante, però ecco, ripeto ancora una volta, non ci dà grandissima preoccupazione perché il trend è quello della diminuzione. Dobbiamo aspettare poi l'autunno e vedere un po' quello che accadrà, ma in questo momento c'è una situazione di assoluta tranquillità. E parliamo di politica pozzallese, come a me piace definirla, quella in carne ed ossa, quella che sale e scende tutti i giorni, le scale di Palazzo Lapida, quella che ragione e riflette per trovare soluzioni ai tanti problemi di questa città. Sindaco Roberto Amatuna, in questi giorni Pozzallo è presa letteralmente d'assalto, così si dice, da cittadini e turisti che si stanno riversando nelle spiagge pozzallesi. Da questi microfoni, sindaco, le chiedo con la sua voce di rassicurare chi ci ascolta per quanto riguarda la qualità e la balneazione delle acque. Sindaco, in sintesi, possono stare tranquilli i cittadini e i turisti che si fanno il bagno nelle spiagge pozzallesi? Siamo in un periodo particolarmente importante della stagione estiva. Le nostre spiagge sono prese di assalto da migliaia e migliaia di nostri concittadini e di turisti. Abbiamo cercato di garantire una pulizia quotidiana delle spiagge, che sono attrezzate con delle passerelle, con delle docce perfettamente funzionanti, con degli stenti che riguardano i soggetti con disabilità. Quindi abbiamo, ecco, tutte le carte in regola per cercare di affrontare con molta tranquillità questa stagione estiva. Ma il dato più importante in questi casi sono quelli dei valori. È l'esame batteriologico delle nostre acque di tutto il litorale. Ecco, i dati arrivati pochi giorni fa diciamo che ci soddisfano molto, perché vanno a dimostrare ancora una volta la perfetta balneabilità del nostro mare. Quindi possiamo annunciare a tutti che il litorale pozzallese è bagnato da un mare abbastanza pulito. Gli ultimi dati, quelli effettuati presso la Tavola del Re, presso il ristorante Ippocampo, nella spiaggia di Pietranere, del Molo delle Barchette e della spiaggia di Raganzino, vanno a dimostrare in maniera chiara ed inoppugnabile che si tratta di un mare perfettamente pulito. Era un annuncio importante e doveroso che volevo dare a tutti, ecco, che ci riempie di grande soddisfazione e per tranquillizzare un po' cittadini e turisti che possono andare a trascorrere questo ulteriore mese di agosto e settembre e forse anche più nelle nostre spiagge ad usufruire di queste bellissime e pulitissime acque del litorale pozzallese.
L'ultima riflessione, sindaco. La qualità della vita di una città si misura anche da queste cose. Il Comune di Pozzallo e l'Associazione Nazionale Celiaci hanno sottoscritto un protocollo d'intesa. Di cosa si tratta? Ce ne parli. Il fenomeno della celiachia è stato colpevolmente sottovalutato in questi ultimi anni. Si tratta di una fetta importante della popolazione di tutte le città, una fetta importantissima di soggetti che sono intolleranti al glutine e che quindi si debbono alimentare con dei cibi privi di glutine stesso. Purtroppo, ecco, le nostre attività commerciali, i commercianti, i ristoranti, non sono sempre attrezzati ad affrontare questo tipo di soggetti che sono intolleranti al glutine. E io ritengo che un ruolo fondamentale lo debbono svolgere le associazioni e lo debbono svolgere anche gli enti pubblici, come ad esempio il Comune. Noi abbiamo firmato un protocollo di intesa con l'Associazione Siciliana dei Celiaci per organizzare tutta una serie di iniziative per sensibilizzare i commercianti, le attività di vendite alimentari ad affrontare questo tipo di fenomeno nel migliore dei modi possibili. Noi, ad esempio, nei prossimi giorni approntaremo uno stand per la Sagra del Pesce che si svolgerà il 14, il 15 e il 16 di questo mese, uno stand con dei cuochi, con del personale specializzato che spiega un po' come si preparano gli alimenti, come si possono affrontare questo tipo, non dico di emergenze, ma di questioni che non sono importantissime, ma che caratterizzano la qualità della vita di una comunità. Ecco, anche noi come Comune volevamo dare il nostro contributo insieme all'Associazione Italiana Celiaci per organizzare tutta una serie di iniziative per cercare di affrontare e risolvere questo tipo di questione nel migliore dei modi possibili. Il grado di civiltà di un popolo si vede anche di queste cose. Grazie, Sindaco Amatuna. Con la voce al Sindaco, appuntamento a martedì prossimo. Ringrazio Roberto Amatuna, Piero Giunta per Radio Dimensione Musica.